essere qua. Sei bellissima. Bra. Sembri un quadro di Caravaggio, veramente, signor, diciamolo subito. Anche buonasera. Loro sembrano delle opere d'arte. Uno schizzo e una prova di stampa. Un quadro di Caravaggio. Ma quanto può essere egocentrico uno così? Oggi parliamo, signori, uno dei più grandi artisti contemporanei di tutti i tempi. Sì. Un artista straordinario, un grande mago. Pensate che Copperfield, un artista che sta sulle sue, che da un po' di tempo sta anche sulle mie. Un artista incredibile, ha detto che è veramente un grande della magia. E oggi voglio darvene una dimostrazione. Pensa ad una carta, quella che vuoi. Te devo dire? Sì, dilla. Cinque di fiori. Cinque di fiori, no, di la carta che ti ho detto prima in calendario. Ma hai detto di dire quella che voleva dire. Ma per favore. Che magia è? Vabbè. No. Riprendiamo da qua senza che si sì, dica. Sì, okay. Di la carta che ti ho detto prima in camerino, qual era? La dico? Sì. Nove di fiori. Nove di fiori, guardate attentamente, è incredibile. Il nove di fiori. No. Guarda. Ma com'è possibile? Come è possibile? Vi siete accordati sulla carta, ma possiamo non fare almeno la pantomima? Quante mani ha? Come ha fatto a muoversi la come carta? Come ha fatto? Ci sono otto mani. Ah no, questa è la mano che ha dato il pittore, la terza mano. Di vernice, è straordinario, capito? Signori. Va bene. Ora consegno questa previsione. Punto di domanda. Bellissima e bravissima. No. Posto gli dai fastidio? Ma non siamo neanche avvicinati. Signori, vorrei consegnare a una persona di fiducia. Vediamo. No, la tengo io. No. Allora, si fidi. Io le so tenere la previsione. Palle, veramente. Si fidi? Quindi qua c'è una previsione di qualcosa. Previsione di qualcosa. Signori, oggi parliamo di arte. Signori, l'arte è straordinaria. Abbiamo qui dei titoli di alcuni quadri importanti della storia dell'arte mondiale. Abbiamo La nascita di Venere di Sandro Botticelli. Bella, bellissima. Te l'ho chiesto? No. La notte stellata di Van Gogh, bello. La ragazza con gli orecchini di perla di Vermeer, che è diverso dalla ragazza in compagnia di due pirla. È diversa. Ora selezioneremo una di queste opere d'arte, signori, con un sistema, con un gioco erotico. Ah, mi piace, lo facciamo? Lo faccio con voi il gioco erotico. Lo faccio con lei il gioco erotico. Dai. Non capisco questi. Allora. È una vita, svegliati. Il gioco è mama, non mama. Mama. Non mama. Quanto erotismo. Se tama metti giù, se non tama vai via. Vai, l'attesa dell'eros è esso stesso eros. Ma cosa hai detto? Cosa c'entra? Mama non, non mama. Mama non mama. Mama non mama. Questa le eliminiamo. Questa tiene, non mostrarla al pubblico. Non mostrarla, è fondamentale. Perché altrimenti, signori, l'avevo previsto. E adesso apriremo la busta. No, non l'apriamo. Ah, no. Apriamo la prossima volta, lo facciamo settimana prossima. No, facciamo adesso. Dobbiamo aprirla, è gioco. Grazie. L'apriamo? Quindi? L'apriamo? 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 Ti prendi la responsabilità? No, beh, io me le... Sposta, ti dai fastidio. Attenzione, rullo di tamburi. Non aprire questo, perché quello è il momento eclatante. Bene. Allora, l'opera selezionata dalla previsione è... Eccolo qua. Il leopardo di Elettro Lamborghini. Ma dov'è il leopardo di Elettro Lamborghini? Ma svegliati, ragazzi. Segui le impronte che lei ha dato in tutte le parti. Ma quindi lì in teoria c'è quello? Chi? Lì. L'ha detto lei? No, la previsione. Ho sentito per un attimo che lui ha preso lui la responsabilità. È qui dentro? Lei ha detto così. Se non è qui dentro si prende lei la responsabilità. No. E no, l'ha detto, signore. Non mi mette in bocca cose che non ho detto. Vogliamo farlo vedere, signori? Guardate. Guardate le mie mani. Guardate. Sì. Sono rosa. Ok. Posto, sto parlando con lui, no? Vogliamo farla vedere? Rullo di tamburi per far vedere che le due previsioni combaciano. Walk up, via! Mostriamo. Sì. Ole! Sono sbagliate. Ma cosa c'entra? La Gioconda di Leonardo da Vinci, il leopardo, sbagliato. Qua lo taglierei forse no. Questo momento. Oh! Non andando Marco. Doppio miracolo! Doppio miracolo, grazie, cioè, signori. La previsione, non c'era altro. C'era, non è semplicemente venuta. Non mettere il dito nella ferita. No, questo gioco fa qua da tutte dire, le parti. Doppio miracolo perché sono riuscito a fondere la bellezza della Monna Lisa con la grandissima bellezza di Elettra. No, ma questo non è venuto. Che carino. Sta solo cercando di indicarmi qualcosa. Sì, per voi state discutendo la bravura di Leonardo da Vinci, un grande maestro, un maestro nell'arte di sfumare. Voi siete capaci di sfumare? Sfumata. Questa donna piegata che è in una posizione che forse sta pregando, prega. Cosa prega? E andate fuori dalle palle. Allora, insieme a loro. Non distolga l'attenzione. Qua c'è una previsione che non è venuta, sto gioco fa acqua da tutte le parti. Acqua da tutte le parti. Acqua da tutte le parti. Acqua da tutte le parti.
Eppa. Sei ispirato? Acqua, mi sono ispirato. Sì, ma non distorta veramente l'attenzione. Veramente incredibile questo fatto acqua. Qui dell'acqua, no, sì, ma... mi ha dato un impulso. Ma non è venuto il gioco, ok, maestro. Non è venuto il gioco. Lui attenzione, non sa come uscire da questa impasse. Puoi fare, visto che non fai un cacchio, fai il legge. Tieni questa in mano così. Attenzione, Luca. Non è venuto l'acqua. Il gioco. Io l'acqua. Ah. No, 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 no. Mi stanno stando. Io l'acqua la porto sempre con me. Ah, sì? Sì. Eccola qua. Non è... questa che acqua è? Acqua vite. È prendiamo un'acqua la bacinella, eccola qua. Lui sta facendo robe completamente inutili. Tieni in mano così. Vengo io? Non è venuto il gioco. Senti, hai rotto le balle. Lo dico io, se riesce o non riesce lo decido io. Eccola qua l'acqua. Quanta acqua, eccola qua. Verso tanta perché dobbiamo fare 7 minuti. Sì. Allora, così chiudiamo. La previsione era sulla Gioconda, sì, sì, era la... sbagliata. Sì, sì. Va bene, io sto... Però, musica. Musica. Ella, ella. Ma cos'è? Non riesco a arrabbiarmi. Ma è bello, canta delle parole. Bastati! Che... Non ci sono. Oddio, non ce l'ha fatto. Cosa sta facendo? Ma non lo ma so. Cosa sta facendo? Benedica il nostro pubblico, ma grazie. Gli ubriachi. No, ma no. Cosa fa? Cosa fa? E quindi? E allora? Sembra ma un... perché fai fuochi d'artificio per sviare? Ma sembra no. Un paggio sotto effetto di morfina. Ma che sta cosa succedendo? Sta... Che cosa fa? Oltre al bagno a Luca. Che cosa indica? Non è niente... No, no.